Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi non c'è in radio Francesco, è solo da solo a condurre la trasmissione. Prossima volta ci sarà Francesco da solo a condurre la trasmissione. Allora, dato i fatti di questi ultimi periodi, le ultime notizie che abbiamo avuto e le ultime iniziative che sono in corso nella vita sociale delle persone, e userò un po' di cronaca per parlare un po' di società civile, vista dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, perché in questo momento sembra abbastanza importante la faccenda. Mentre nella trasmissione di questa sera, dalle ore 19 alle ore 20, concluderò il discorso sulla percezione e la selezione della capacità di percezione dei fenomeni e darò una conclusione e vi racconterò come soltanto agendo sulla capacità di percepire i fenomeni del mondo si può vedere il mondo in maniera diversa, cogliere i diversi aspetti del mondo e costruire un percorso personale all'interno del mondo in maniera diversa, ma è importantissima una cosa. E anche se noi leggiamo il mondo in maniera diversa, dobbiamo cambiare il nostro punto di vista sul mondo. Cambiare il punto di vista sul mondo, non significa soltanto, vedere il mondo come linee di luce o in maniera diversa, come fanno gli stregoni, ma significa cambiare il nostro modo di porci davanti al mondo e davanti alla vita. Perché finché noi continueremo sempre ad essere separati dalle cose del mondo, siamo separati dalla natura, siamo separati dalla società, nulla di ciò che avviene nella natura ci coinvolge, nulla di ciò che avviene nella società ci coinvolge, nulla di ciò che si succede attorno non partecipa alle nostre emozioni, alle nostre tensioni, ai nostri desideri di vita, finché non c'è questa capacità empatica fra l'uomo e il mondo, non esiste nessun percorso di stregoneria, perché la stregoneria è la modificazione del soggetto all'interno del mondo in cui vive. Ma il soggetto si modifica nella misura in cui pratica un intento, pratica un piacere, pratica una fusione di emozioni fra lui e il mondo che lo circonda. Se questa fusione non avviene, se le nostre emozioni sono separate dagli oggetti del mondo, se noi usiamo gli oggetti del mondo per soddisfare noi stessi, ma non percepiamo le emozioni dei soggetti del mondo, non esiste stregoneria. Per cui senza la passione, senza il desiderio, senza il principio del piacere, senza le tensioni della vita, senza l'intelligenza strategica con cui vivere la nostra esistenza, cioè coprire quello spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico, senza la passione, noi non possiamo fare nessun percorso di stregoneria. E quando vediamo un tramonto, quando guardiamo un'alba, quando guardiamo alcuni fenomeni naturali, ebbene questi, anche se si replicano da miliardi di anni, scuotono qualcosa dentro di noi e parlano a una parte profonda e ci chiedono: ma tu dove diavolo sei? Ci dicono. E se noi non riusciamo a comprendere queste voci attraverso le nostre passioni di esistenza, noi non potremo mai comprendere il mondo, compenetrare il mondo, soggettivare le tensioni del mondo, essere parte della vita e trasformarci all'interno della vita stessa. Se, che senso ha a un certo punto fare gli esercizi di alterazione della percezione, riuscire a visualizzare ciò che sarà nel futuro? Se noi non siamo in grado di intuire profondamente le nostre intuizioni profonde, non siamo in grado di viverle mediante le nostre azioni. La veggenza, quando appare nella forma ottica, cioè nella forma visiva, prima di apparire nella forma visiva, si è presentata migliaia di volte in forma intuitiva. E se noi siamo sordi alla forma intuitiva, se noi siamo sordi al sentimento che cresce dentro di noi, se noi siamo sordi a quelli che sono il mondo che ci circonda, nessun percorso di stregoneria è possibile. Come non è possibile ascoltare le voci degli dèi del mondo?
come non è possibile ascoltare ciò che il mondo ci dice. Spesso non siamo neanche in grado di ascoltare all'interno della nostra società ciò che l'altro ci dice. Non sappiamo ascoltarne le parole, non sappiamo analizzare le parole, non sappiamo penetrare i sentimenti e le emozioni che sono nascoste sotto le parole, non siamo in grado di penetrare nell'animo profondo, non siamo in grado di vedere al di là delle cose. Ed è questo che ci rende ciechi. Sì, lo so, spesso è meglio anche non vedere. Qualche volta è anche meglio, perché altrimenti si rischia di appiattire l'altro rispetto a noi stessi, no? Di dare un giudizio, ma non è questo il punto. Non è dare un giudizio sull'altro, ma è vivere le stesse passioni, gli stessi desideri dell'altro. E se noi non lo sappiamo fare nella società civile, non sappiamo farlo né nella natura e non lo sappiamo fare né in nessun mondo che possiamo percepire in percezione alterata. Ed è di questo che parleremo questa sera, ma è di questo che parleremo anche oggi, analizzando alcuni fatti, alcune situazioni che si vengono a creare nella società civile. Bene, prima di iniziare la trasmissione, vi ricordo che questa sera c'è l'incontro dei pagani, di alcuni pagani e di alcuni vicca del Veneto che si ritrovano a Montegrotto Terme presso il bar Imbolc in via Aureliana. Per cui in via Aureliana al bar Imbolc alle ore 20:30-21 c'è questo incontro di pagani e vicca, quelli che vogliono venire. È un incontro aperto, si parla di quello che si vuole con chi è presente, alcune persone ci sono, poi magari saltano, poi si ripresentano, per cui troverete un po' di misto, ecco. Comunque in ogni caso è sempre interessante anche per conoscere le persone, per chiacchierare insieme. Un'altra cosa è il rito del solstizio d'estate, lo terremo, mi sembra sabato, vediamo un attimo, sabato 23 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo, però l'annuncio ufficiale lo darò magari nelle prossime volte. In ogni caso fate conto che sabato 23 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito del solstizio d'estate, il rito della conoscenza, della consapevolezza. Bene, allora, due argomenti fondamentali della trasmissione di oggi, più il resto di rassegna di stampa che si può vedere un attimino. E noi abbiamo due situazioni molto importanti che si sono sviluppate in questa settimana. Innanzitutto la vicenda del paese di Rignano Flaminio. Paese Rignano Flaminio, dove è in corso un'inchiesta giudiziaria che vede in galera 5 persone, 6, non so, mi ricordo, accusate di aver violentato, di aver drogato, di aver sequestrato abusivamente dei bambini. È una vicenda estremamente forte, estremamente violenta, che dimostra come ci sia a livello della Chiesa Cattolica un assoluto disprezzo per la persona umana, un assoluto disprezzo nei confronti dei bambini. È una vicenda che è iniziata con degli arresti, cioè iniziata con delle denunce dei genitori che poi hanno portato gli arresti da parte del pubblico ministero, arresti convalidati in prima sentenza dal giudice delle indagini preliminari. Bene, al di là di quello che è la vicenda giudiziaria, della quale se ne occuperà chi è di competenza, sta di fatto che la Chiesa Cattolica ha costruito una situazione veramente aberrante, una situazione di fogna in quel paese, dove le persone, i bambini in particolare, sono oggetti di possesso, oggetto di violenza, al punto tale che c'è stata anche una manifestazione che più che chiedere la scarcerazione delle persone chiedeva il diritto a violentare i bambini, il diritto a fare violenza nei confronti dei bambini. È stata una cosa veramente vergognosa. E fa parte sempre di un progetto più ampio, che è il discorso della famiglia cristiana, cioè il concetto di famiglia che ha il cristianesimo.
E sempre su questo concetto di famiglia, per la guerra che i cattolici stanno facendo, i cattolici fanno sempre guerre contro la società civile. Ricordo che recentemente in Messico è stata approvata una legge che dà finalmente il diritto all'aborto soltanto a Città del Messico, e c'è stata una reazione violenta e militare della Chiesa Cattolica. Lo stesso dicasi per il Brasile, dove sta per essere approvata una legge sempre per l'aborto. Adesso ci va direttamente Ratzinger a vedere di prendere il controllo della situazione. È tutto per impedire alle donne, tutto per impedire alle persone di essere persone e trasformarle in bestiame. Ed è la cosa più vergognosa che noi abbiamo nella nostra società civile. Beh, se vogliamo, anche qui a Padova, la nazistizzazione della società civile mi sembra ben rappresentata dalle scelte del comune di Padova di muovere guerra alle ragazze e ai loro, fra virgolette, clienti, alle persone che le frequentano, in maniera veramente aberrante. Noi abbiamo un sindaco di Padova, come del resto un altro criminale, il sindaco Gentilini di Treviso, che si sostituiscono alle forze pubbliche, che si sostituiscono alle leggi dello Stato, inventano loro leggi proprio per costruire la società galera. Ed è una cosa veramente vergognosa, una cosa criminale. Proviamo un attimino a prendere un attimo quello che è il concetto di famiglia, che cos'è la famiglia nella società civile italiana, perché purtroppo c'è la mafia, c'è il terrorismo cattolico che cerca di reimporre la società monarchica, cerca di ricostruire lo Stato galera, cioè la nazione italiana come un campo di sterminio, e purtroppo interessi politici seguono questo andazzo perché gli fa abbastanza comodo. Famiglia, Costituzione e terrorismo. L'articolo 29 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. L'articolo 2 della Costituzione della Repubblica recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Allora, due articoli da tenere presenti quando facciamo questo discorso: l'articolo 29 della Costituzione della Repubblica Italiana e l'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per parlare dell'attuale dibattito relativo alle cosiddette coppie di fatto, è necessario tenere presente questi due articoli, che non possono essere messi in contraddizione, a meno che non si voglia rompere il patto costituzionale con la nazione, come troppo spesso le istituzioni di questo paese hanno fatto. Troveremo altri due accenni sui quali ci soffermeremo: il termine genitore e il termine figli nati fuori dal matrimonio. Vedremo come questi due concetti vengono inseriti in un diverso articolo della Costituzione, proprio perché sono in un diverso articolo della Costituzione. La Costituzione non sancisce le finalità della famiglia, ma si limita a riconoscere l'esistenza della famiglia come decisione di chi la compone. Il compito della famiglia non è quello di fare figli, cioè solo la Chiesa Cattolica ha piantato becera una mela marcia nel cervello e vuole la famiglia per fare figli, poterli stuprare, poterli costringere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Non la Costituzione, non la società civile, è solo la Chiesa Cattolica che vuole farsi Stato e vuole dettare lei le regole sputando sulla Costituzione della Repubblica Italiana, facendo attività di terrorismo e di eversione nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana. Il compito della famiglia non è educare i figli. Se qualcuno si trasforma in genitore, a prescindere che sia in una famiglia o meno, assume su di sé i doveri di educare i figli. La famiglia viene riconosciuta indipendentemente dai figli e indipendentemente dalle possibilità di volere o non volere figli, di potere o non potere avere figli.
Allora, avere figli è una cosa e comporta doveri e obblighi. Non volere figli e fare comunque famiglia comporta solo in alcuni casi dei doveri. Per contro, in presenza di figli, ai genitori sono addossati dei doveri, doveri che sono tali ai genitori anche senza che si siano costituiti in famiglia. Il dovere che deriva ai genitori nei confronti del figlio è un dovere che deriva dall'essere genitore, non dall'essere famiglia. Ricordiamo come l'attuale sistema giuridico costituzionale fu uno sforzo non indifferente per uscire dall'orrore e dall'oppressione cristiana, quell'oppressione che la Chiesa cristiana ha imposto il suo modello di famiglia a tutti i regimi che hanno preceduto l'attuale regime sociale. La Chiesa cattolica ha imposto il suo modello mediante la violenza delle armi e la pratica della tortura. Lo ha imposto con una tale violenza che la società civile ha impiegato molti decenni per sbarazzarsi della violenza dei cattolici. Vi ricordo che il delitto d'onore, levato da pochi anni dal codice penale, è un concetto cattolico. L'impedimento al divorzio è un concetto cattolico imposto con la violenza dal pazzo di Nazareth. L'impedimento all'aborto è una violenza recente che la Chiesa cattolica ha imposto alle donne affinché non diventassero padrone del loro corpo. Costringerle ad abortire clandestinamente sia per accumulare denaro e potere dalla violazione della legge da parte delle donne, sia per criminalizzare. La stessa violenza contro le donne e contro i bambini per la Chiesa cattolica è un reato contro la morale. È stata necessaria una dura lotta con molti morti, molte violenze, nonostante gli imperativi costituzionali affinché la violenza contro le donne e i bambini fosse riconosciuta come violenza alla persona. E ancora il cammino non è concluso. Da qualche anno i costumi sociali stanno cambiando avvicinandosi di più al modello descritto dalla Costituzione. Cosa significa avvicinare il modello sociale al modello della Costituzione? La Costituzione non delinea una società al cui centro ci sia la famiglia. La società costituzionale non è la società dell'antica Roma. La Costituzione mette al centro del patto costituzionale l'individuo, la persona, l'uomo, la donna, il bambino. È l'individuo il soggetto portatore di diritti e di doveri nei confronti delle istituzioni e, anche se fingono di non saperlo, le istituzioni sono portatrici di doveri nei confronti del singolo individuo, non della famiglia. Infatti, nella Costituzione la Repubblica si limita a riconoscere ciò che l'individuo fa. È l'individuo che decide di limitare i suoi diritti nei confronti di un'altra persona contraendo un rapporto. Infatti, quando decidete di fare il matrimonio, cioè due persone, un uomo e una donna decidono di sposarsi, quando fanno il matrimonio, l'uomo e la donna decidono di cessare una parte dei loro diritti nei confronti dell'altro, cioè si assumono nei confronti dell'altro dei doveri. La Repubblica prende atto che l'individuo e il soggetto ha diritto a venire meno a parte della sua indipendenza per dedicarsi all'altro, ma la Repubblica si limita a prendere atto della situazione. Non determina né la qualità della persona né le finalità per cui quel singolo individuo ha deciso di venir meno a sua specifica libertà per assumere dei doveri nei confronti dell'altro. Siamo in una situazione nella quale alcune istituzioni si sono posto il problema di adempiere i doveri che la Costituzione impone loro, rimuovendo quegli ostacoli che la Costituzione della famiglia, i cattolici, con tutte le imposizioni e le violenze che hanno commesso prima dell'entrata in vigore della Costituzione, imponendo un concetto di famiglia che fosse funzionale al controllo delle persone e oggi in palese violazione all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica. Nessuno ha detto ad un cattolico che tipo di famiglia gli può o non può fare,
deve o non deve fare. Pertanto una revisione della legge che riconosca come famiglie unioni, unioni diverse da quelle imposte con la violenza dei cattolici non sminuisce la capacità di scelta dei cattolici. Nulla viene tolto al cattolico. Le istituzioni riconoscono che esistono situazioni sociali diverse da quelle fino ad oggi considerate e legiferano al fine di preservare la Costituzione, in specie nell'articolo 2. E allora perché tanta violenza da parte dei cattolici? Proviamo a leggere qualche recente dichiarazione di Ratzinger e delle gerarchie vaticane. Ci sono valori che per la Chiesa non sono negoziabili e quindi politici e legislatori cattolici non devono promulgare o votare leggi che possono metterli in discussione. L'ultimo monito di Benedetto XVI arriva con la pubblicazione avvenuta ieri in Vaticano della sua esortazione apostolica sull'Eucarestia. Le parole usate dal Pontefice rappresentano un ulteriore giro di vite non solo nei confronti della politica italiana, a cui fa un riferimento esplicito toccando temi di estrema attualità, ma più in generale nei confronti dell'intera Chiesa. Benedetto XVI continua a dare indicazioni ai politici italiani cattolici e non alimenta discussioni sul disegno di legge sui DICO, diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi. A breve infatti sarà votato il disegno di legge di Bindi Pollastrini e il Papa, in occasione dell'esortazione post-sinodale Sacramentus Caritatis, ha rimarcato la posizione che devono mantenere i cattolici. Nuovo affondo del Papa contro i tentativi di mettere in discussione il modello tradizionale di famiglia. Ricevendo questa mattina in Vaticano i nunzi apostolici in America Latina, Benedetto XVI annuncia le pressioni di lobby capaci di incidere negativamente sui processi legislativi. Un'attenzione prioritaria merita la famiglia, che mostra segni di cedimenti sotto le pressioni di lobby capaci di incidere negativamente sui processi legislativi. Dal Papa nuovo attacco contro i DICO e pesante monito ai politici cattolici a non votare leggi contro natura. Cioè, contro natura c'è Ratzinger, sia chiaro questo, non le persone civili. Nessuno di questi appelli è rivolto ai cattolici affinché siano fedeli alla loro fede, ma gli appelli sono tutti finalizzati a serrare file mafiose al fine di ottenere dai cattolici un voto e una presa di posizione contraria alla Costituzione e favorevole all'imposizione di modelli eversivi nei confronti della Costituzione stessa. In pratica si chiede ai cattolici di impedire ai non cattolici di poter vivere secondo la loro morale e la coscienza e la loro coscienza come cittadini della Repubblica. Con questo viene impedita l'applicazione della Costituzione. Qual è la posta in gioco? Esattamente quella che era in gioco in tutti questi anni, quando faticosamente si approvò la legge sul divorzio, la legge che eliminava il delitto d'onore dal codice penale, la legge sull'aborto. In palio c'è l'uomo. L'uomo e il suo diritto di essere un soggetto costituzionale, in contrapposizione a Ratzinger, che vuole l'uomo schiavo della sua morale e sottoposto a leggi feroci che gli impediscono di prendersi nelle proprie mani la propria vita. Qui non siamo davanti a Ratzinger religioso che chiede un atto di coerenza ai cattolici con la loro fede. Siamo davanti a Ratzinger terrorista che vuole imporre la fede della sua morale di morte a chi cattolico non è. Siamo davanti ad individui delle istituzioni che vengono meno ai loro doveri, al loro essere servitori dello Stato, per diventare terroristi che tentano di disarticolare la Costituzione della Repubblica nel tentativo di ritornare alla guerra civile degli anni 70. Non dimentichiamo quanti uomini delle istituzioni ancora oggi impuniti organizzarono tentativi di colpo di Stato al fine di impedire l'attuazione del dettato costituzionale. Se il dibattito generale appare uno scontro su un diverso modo di intendere la famiglia nella società, in realtà il dibattito sta tentando di coprire l'attività di eversione dell'ordine democratico messa in atto da Ratzinger e portata avanti con gli intrecci mafiosi di interdipendenza fra dovere istituzionale a cui il politico è chiamato e sottomissione alle organizzazioni mafiose cattoliche a cui il politico appartiene. Quanti obbediscono più all'Opus Dei che non alla Repubblica?
Gli ordini di Ratzinger ai politici cattolici affinché facciano quello che lui vuole non è un appello, ma una vera e propria campagna di intimidazione delle istituzioni al fine di impedire l'attuazione del dettato costituzionale. Una campagna altrettanto feroce la Chiesa Cattolica l'ha condotta contro la società civile spagnola. In palio ci sono libertà individuali, in palio c'è il diritto al lavoro, in palio ci sono i principi costituzionali che anche dopo 60 anni, grazie a una classe dirigente politica che si è formata sotto il clericalismo fascista, ha imposto il clericalismo fascista ancora oggi al fine di combattere la Costituzione nei suoi principi fondamentali. Ha trasformato la Costituzione della Repubblica Italiana in carta straccia, imponendo principi di interpretazione propri della struttura sociale e morale clerico-fascista dalla quale la classe politica proviene. Il risultato è stato che questi politici hanno costruito una situazione di conflittualità sociale permanente, il cui fine era impedire alle persone di organizzare in maniera costituzionalmente coerente la loro esistenza. Che la classe politica sia ammalata di clerico-fascismo e di miopia criminale lo dimostrano le numerose sentenze della Corte Costituzionale, con le quali sono stati rimossi i privilegi giuridici accordati attraverso mezzi terroristici alla Chiesa Cattolica, anziché estenderli a tutte le confessioni religiose. Vigliaccamente, per finalità infami, molte persone tentano di disarticolare il dettato costituzionale, imponendo i principi clerico-fascisti. Si dicono clerico-fascisti quei principi che sottomettono l'uomo ad una volontà diversa dalla sua, tanto per precisare, invece dei principi costituzionali, ogni volta che una libertà individuale può essere riconosciuta e definita attraverso leggi dello Stato. E questa è la malattia di questo paese. I principi costituzionali non sono tali in forza di se stessi, ma sono tali solo per le persone che sono create di immagine e somiglianza del Dio padrone, che impongono i propri diritti per schiavizzare la popolazione italiana. Gli italiani non hanno diritti costituzionali se non si mettono in ginocchio davanti a chi si ritiene creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, che a loro non riconosce i diritti dei cittadini, ma si ritiene in diritto di considerare le persone delle bestie e di rinchiudere un capo di sterminio, sia che si tratti dell'attività del poliziotto, del magistrato, del politico o del datore di lavoro. Tutti costoro si ritengono in diritto di assassinare, ma quando un cittadino rivendica il diritto costituzionale all'applicazione del patto costituzionale, ecco le istituzioni, per bocca di Biagi, Scalfari, subito a sputare addosso al cittadino, mentre i poliziotti torturano e il magistrato tenta di ammazzare chi non si può difendere. Se avete dei problemi andate a chiederlo qui a Calogero, se non è vero quello che sto dicendo. Procuratore generale qui a Padova. Perché nelle scuole non si insegna il codice penale, il codice civile, il codice di procedura penale? Perché al cittadino viene imposto il catechismo cattolico che gli impone una visione monarchica della società? Così, in caso di necessità giuridiche, i magistrati possono truffare il cittadino avvalendosi di leggi nascoste al cittadino. E poi lo deridono. La legge non ammette l'ignoranza. Non che sono loro che hanno costruito l'ignoranza a maggior gloria della Chiesa Cattolica e in disprezzo della Carta Costituzionale? In questo scontro si dico, è in gioco la Costituzione, che dei mafiosi potenti vogliono sottometterla al macellaio di Sodoma e Gomorra. Vogliono depennare i principi costituzionali al fine di imporre principi relativi alla monarchia assoluta. Un vero e proprio attentato alle istituzioni. Riprendo storicamente. Da allora in avanti ebbero inizio i panegirici di Mussolini da parte dell'alto clero italiano, Papa compreso. Il cardinale Vannutelli, il decano del cosiddetto Sacro Collegio, già allora ebbe modo di chiarire che egli era stato eletto alla salvezza della nazione e alla ricostruzione della sua felicità. Quando a suo tempo i fascisti aggredirono e uccisero membri del Partito Cattolico, fra cui anche preti, come il parroco Don Minzoni, il Papa non disse nulla. Anzi, allorché Mussolini, fra l'altro, anche contro l'energica resistenza del Partito Cattolico, nella primavera del 1923, con l'introduzione di una riforma elettorale, volle porre da parte il Parlamento e instaurare la dittatura, il 9 giugno 1923 ordinò il Papa, ordinato ai cattolici, di farsi da parte. Ordinò al sacerdote italiano Don Sturzo, capo del Partito Popolare, e raccomandò lo scioglimento del partito.
Alti prelati cattolici esaltarono Mussolini e la sua politica, e l'arcivescovo di Firenze, cardinal Mistrangelo, 10 giorni dopo lo abbracciò baciandolo su entrambe le guance. Nel giugno del 1924 il leader socialista e parlamentare Giacomo Matteotti, il più accanito avversario di Mussolini, venne assassinato dai fascisti. Mussolini parve giunto alla fine della sua carriera, venne sollecitata al re la sua destituzione, ma il Vaticano ancora una volta si mise dalla parte di Mussolini e ordinò persino l'uscita dal partito cattolico di tutti i preti, il che equivaleva al suo scioglimento. In tal modo il Papa aveva eliminato uno degli ostacoli più rilevanti per la dittatura fascista. E il 20 dicembre 1926 proclamò a tutto il mondo: Mussolini ci è stato inviato dalla provvidenza. La collaborazione del Vaticano con il fascismo condusse nel 1929 alla conclusione dei patti lateranensi, che da un lato accrebbero il prestigio dei fascisti nel mondo, dall'altro arrecarono grossi vantaggi alla Chiesa romana. Il cattolicesimo diventò così in Italia non solo la religione di Stato, ma venne pagata alla Curia la somma di 1 miliardo di lire in titoli e 750 milioni in contanti di allora, come risarcimento dell'espropriazione dei suoi possedimenti. Tratto da Keisler Deschner, il gallo canta ancora. Già una volta è successo con l'intervento del Vaticano nella politica e nella società italiana. Siamo sicuri che se la prima volta si è rivelata una tragedia, questa ingerenza, quella di oggi, di Ratzinger, si rivelerà una farsa? Ci sono sempre troppi politici che per il loro tornaconto sono pronti a sacrificare le istituzioni a maggior gloria del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra. La Repubblica, dice la nostra Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Venir meno a questo principio, ad opera delle istituzioni, significa trasformare le istituzioni in organizzazioni terroristiche, in quanto non esiste una sola istituzione in questo paese che sia tale al di fuori dei principi costituzionali. E non lo dico io, questo è un principio giuridico fondamentale. Pertanto noi stiamo assistendo a una vera e propria bagarre sul discorso della famiglia. Cioè, da un lato noi abbiamo una società che si trasforma in continuazione, no? Cioè, noi abbiamo addirittura, cioè io qui ho qualche articolo preso un po' su, un po' giù, no? Ci si sposa sempre meno, più figli fuori dalle nozze, famiglia, l'indagine del Parlamento conferma la tendenza, massimo 2 bambini per coppia e si diventa mamme a 30 anni. E ancora, vediamo un attimo. Se fai figli ti licenzio, così la gravidanza diventa un dramma. Storia di Franca: la prima volta mi sono resa, non potevo permettermi di perdere il lavoro. Se fai figli ti licenzio. Cioè, in pratica esiste una società che ti richiede dei comportamenti anche con ricatti feroci. La famiglia dimezzata che non vuole figli, il futuro siamo noi. Quasi un quarto delle famiglie italiane non desidera bambini, cioè un quarto delle famiglie italiane, sto parlando ancora delle famiglie uomo e donna, non vogliono assolutamente avere figli. Cioè, noi abbiamo un cambiamento dei costumi all'interno del paese, un po' per volontà delle persone, un po' perché la società in cui viviamo ci impone questo cambiamento dei costumi, tipo se fai figli ti licenzia, non è una cosa da poco, è una cosa che è abbastanza normale, abbastanza sistematica nella società civile, specialmente nei rapporti di lavoro, e le donne lo hanno subito moltissime volte questo tipo di ricatto. Ora, davanti a una società che ti richiede un certo tipo di comportamenti per poter vivere e che chiaramente tu rispondi a quei comportamenti, e davanti anche a delle necessità psichiche delle persone, dove la convivenza è sempre più frequente, dove i rapporti fra le persone è sempre è sempre maggiore la diversità del matrimonio in se stesso, chiaramente lo Stato ha bisogno di sancire dei doveri per queste persone. Cioè, se tu convivi con una persona, comunque non è che ci convivi soltanto per scoparci o per andarci a letto, ma ci condividi una vita.
Per cui in caso di malattia, in caso di bisogno, in caso di intervento in comune, in caso di necessità di pratiche, chiaramente devi assolutamente poter intervenire anche per l'altra persona, perché vivere assieme significa uno scambio. Poi coppie di fatto sono anche madre e figlia che vivono nello stesso appartamento, perché non si possono comprare due appartamenti diversi. Cioè, coppie di fatto sono tutte quelle situazioni che per ragioni economiche, per ragioni di vita, per ragioni anche affettive, vivono assieme. Ora, impedire allo Stato, come sta facendo la Chiesa Cattolica, riconoscere queste situazioni e di riconoscerle come famiglia, quando già nel catasto esistono centinaia di migliaia, non ho qui sotto mano il dato esatto, ma comunque esistono molte famiglie fatte da una sola persona, cioè una sola persona è famiglia. Per cui voi pensate all'assurdità che noi abbiamo una società civile che ti riconosce come famiglia fatta da una persona sola. Chiaramente non c'entra assolutamente niente il discorso cattolico, c'entra la Costituzione, perché per la Costituzione una sola famiglia può fare una sola persona può fare famiglia, e non c'entra assolutamente niente il discorso religioso. Purtroppo esiste questa attività della Chiesa Cattolica che sta tentando di disarticolare la Costituzione della Repubblica e sta tentando di riuscire a costruire e ricostruire la società monarchica, la società monarchia assoluta. E questa è il vero scontro di fondo. E purtroppo chi è che paga questo scontro? Le pagano le persone, le pagano le singole persone, le pagano le donne, le pagano i bambini e li pagano gli uomini. E tutto questo scontro viene naturalmente mascherato col discorso dei gay, perché fa tanta presa. Viene mascherato il discorso dei gay, però guarda caso, il Parlamento europeo ha censurato l'azione della Chiesa Cattolica. Se non l'ha censurata è perché all'ultimo momento hanno deciso di tirarla fuori, perché bene o male la Chiesa Cattolica è uno Stato extracomunitario. Però come non si permette alla Libia, come non si permette al Burkina Faso, come non si permette alla Siria di farsi i fatti italiani, non si vede perché si deve consentire al Vaticano di agire in maniera mafiosa all'interno della struttura politica e sociale italiana. E la famiglia cattolica va molto bene ai cattolici per poter stuprare i bambini. La violenza, nelle forme più acute, mette in atto delle turbe psichiche nei bambini, tanto da produrre un futuro sociale incerto e drammatico. A proposito dei fatti di Roma, un esperto psicologo che ha analizzato i disturbi psichici e comportamentali dei bambini che hanno subito la violenza, si tratta di una violenza profonda che inciderà per tutta la loro vita, in quanto la violenza subita da molti bambini viene fatta nei primi 3 anni di vita, tanto più precocemente, come da sempre sanno i cristiani, i cattolici in particolare, si incide mediante la violenza la struttura psico-emotiva dei bambini, tanto più si determinerà la direzione dello sviluppo della dipendenza intellettiva attraverso la quale i cristiani impongono la loro fede ai bambini. Una dipendenza e un'angoscia ben documentata dal libro di Ratzinger sul pazzo di Nazareth. In quel libro emerge tutta l'angoscia e tutta la disperazione di Ratzinger davanti alla truffa che egli ha contribuito con tanto impegno a diffondere, imponendo ai bambini attraverso la violenza. L'esperto psicologo, parlando degli effetti della violenza subita dai bambini, dice, tratto dal Gazzettino del 27 aprile 2007, bambini a rischio psichico con aggressività comportamentale e aspetti dissociativi del pensiero e regressioni a livello della gestualità del tratto relazionale. Sono alcune delle patologie rilevate dal consulente della Procura di Tivoli sui bambini della Olga Rovere, sottoposti a presunti abusi sessuali. L'elenco dei danni che i 16 bambini avrebbero subito viene fatta nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP Elvira Tamburelli. Il consulente della Procura ha esaminato ciascuno dei bambini e il lavoro viene definito particolarmente significativo.
Per un bimbo di 3 anni e mezzo il consulente scrive che la relazione di shock traumatica subita ha fortemente inciso sulle sue possibilità di sviluppo. Manifesta una forte difficoltà di relazione con il mondo esterno che gli procura uno stato di angoscia molto forte per la sua impossibilità di elaborare i suoi vissuti emotivi e incanalare le sue pulsioni istintuali. Per una bambina di 2 anni e 3 mesi la relazione recita così: si è in presenza di un meccanismo perverso legato allo sviluppo della sessualità, la cui intensità ha individuato esiti dannosi, incubi che sono presenti ancora oggi, anche se in maniera ridotta, ancora oggi un rimprovero suscita nella bambina una crisi con eneuresi notturna, la pipì a letto, dolori gastrointestinali, e le esperienze vissute hanno alterato la sua percezione del reale e bloccato la possibilità di esperienze infantili legate alla sua età cronologica. Ciò che lo psicologo non dice, ma lo dice la cronaca, è che quei bambini avevano già subito feroci traumi ad opera della famiglia. Feroci traumi che li avevano portati a credere nel diavolo cristiano ed avevano paura dello sconosciuto che identificavano in mostre e in terrori. Mostre e terrori che hanno facilitato l'attività dei violentatori per terrorizzarli ed impedire loro di rivelare, per quanto è stato loro possibile, la violenza che i bambini stavano subendo. L'ambiente familiare, la famiglia tanto evocata da Ratzinger, è la prima organizzazione che agisce facendo violenza nei confronti dei bambini. I bambini sono posseduti dalla famiglia, la famiglia disarma il bambino davanti alla società in modo da renderlo dipendente dall'adulto e in seconda battuta dall'autorità. La famiglia affida il bambino alla scuola materna che da quel momento possiede il bambino sostituendosi alla famiglia. In tutti questi passaggi non c'è un solo momento in cui qualche cosa nella società civile sia al servizio del bambino. Al contrario, il bambino è sottomesso a tutto e a tutti nella società civile, vive la sottomissione come un'imposizione necessaria attraverso la quale dover affrontare la vita. La giornata è organizzata a dimensioni dell'adulto e il bambino non riceve una sola attenzione che sia funzionale ai suoi bisogni. Certamente lo si fa giocare, lo si fa stare con gli altri bambini, lo si alimenta, ma non c'è differenza con le bestie della stalla. Nell'attuale società civile sono considerati alla stessa stregua del bestiame, che se la società civile riconosce loro dei diritti costituzionali che nega al bestiame, che poi si riduce al macello. Il bambino è sottratto alla vita sociale, il bambino viene violentato per privarlo delle sue tensioni di vita. La vita dell'adulto, la vita sociale, è separata dalla vita del bambino che la famiglia, che tanto piace a Ratzinger, alleva in una stalla separata dalla vita sociale. Con una motivazione demenziale si afferma che il bambino è troppo piccolo per comprendere le implicazioni della vita sociale e lo si sottrae preparandogli una stalla asettica dove anche i programmi televisivi sono fatti a misura di adulto infantile e deficiente. Così, nella società civile sottomessa all'imposizione dell'orrore cristiano, il bambino è solo una bestia da allevare, e nell'immaginario di molti adulti allevati a loro volta come bestie, anche buono per violentare. Le notizie che continuano a filtrare sulla vicenda dell'asilo di Rignano Flaminio indicano come tutto il paese fosse ammalato. Molte persone partecipavano alle violenze di bambini già terrorizzati dalla Chiesa Cattolica e dalle famiglie con la paura del diavolo. Bambini impauriti, bambini sottomessi, bambini abituati ad obbedire come pecore che vanno tutte verso il macello. Quante persone hanno partecipato alle violenze? Quanti bambini hanno subito alterazioni della personalità che semineranno nel corso di tutta la vita, costruendo problemi nel sistema sociale? Da TGCOM, 24 aprile 2007, abusi all'asilo, caccia a 5 pedofili, 6 bimbe violentate, spuntano 2 testimoni, si aggiungono tasselli alla raccapricciante vicenda degli abusi sui bambini in una scuola materna di Rignano Flaminio, dopo che gli accertamenti medici sarebbero stati riscontrati segni di violenza su almeno 6 bambine e tracce di psicofarmaci nei capelli di una delle piccole vittime. Spuntano le testimonianze di una vigilessa che in
di una colf. I parenti dei sei arrestati lasciano il paese, caccia a cinque insospettabili. Secondo quanto rivela il Messaggero, una vigilessa avrebbe confermato di aver visto fra aprile e maggio 2006 uscire dal lato della scuola un gruppetto di bambini per un'ipotetica visita alla fattoria, della quale tuttavia i genitori non sapevano nulla. Ma la notizia più grave è il riscontro da parte dei medici di violenze subite da sei bambine. Nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Elvira Tamburelli, oltre alle perizie mediche, compaiono riferimenti sconcertanti ai giochi erotici cui sarebbero stati sottoposti i piccoli. Le sei persone arrestate per presunti abusi, tre maestre, il marito di una di loro, una bidella e un extracomunitario, si trovano intanto nel carcere romano di Rebibbia in isolamento. Venerdì saranno interrogati dal GIP e dal PM e dalla Procura della Repubblica di Tivoli, Marco Mansi. I reati per i quali dovranno rispondere vanno dalla violenza sessuale su minori ad abusi su bambini. I loro avvocati parlano di accuse incredibili ed assurde, mentre gli inquirenti sono alla caccia di altre cinque persone che avrebbero partecipato alle violenze nei confronti dei bambini. Bambini stuprati nella psiche, costretti in ginocchio davanti al crocefisso in violazione del dettato costituzionale. Oggi il Presidente della Repubblica dice che per i morti sul lavoro non basta denuncia, ma serve l'indignazione. Solo che lui partecipò a torturare chi denunciava 30 anni fa l'orrore dei morti sul lavoro. Ora, cosa farà seguendo la stessa logica? Fra 30 anni un altro Presidente della Repubblica dirà che è necessario indignarsi per le violenze subite dai bambini? Eppure non arrecca indignazione un sistema educazionale che si relaziona con i bambini come se fossero delle bestie da allevare e ridurre all'obbedienza, magari con la violenza. Un sistema educazionale che ha nell'ideologia cattolica il suo fondamento di morte e devastazione sociale. Di che cosa si preoccupa il prete cattolico di Rignano Flaminio? Si preoccupa di conservare il suo controllo di dominio sulle persone, sia sui bambini violentati, sia sui genitori che con tanta facilità hanno costruito nei loro figli condizioni psichiche di sottomissione, sia dei violentatori. Tutti devono mettersi in ginocchio davanti al prete, che come un novello padrone pretende che tutti si sottomettano alla sua autorità. E vi ricordo che queste arrestate, cioè queste maestre, in realtà erano maestre catechiste, erano maestre che portavano i bambini a messa, erano maestre che insegnavano il catechismo ai bambini, insegnavano la sottomissione. E il marito di una di loro arrestato era uno che faceva programmi per Canale 5 proprio in funzione della distruzione psichico-morale dei bambini, perché sono programmi di morte, sono programmi di annientamento fatti passare come programmi educativi. Non c'è un solo programma in cui si parla di Costituzione, non ci sia un solo programma in cui si parla di diritti dei bambini, non c'è un solo programma in cui si afferma che i bambini siano i soggetti di diritto costituzionale, ma tutti i programmi obbediscono a un solo dettato, che è quel miserabile comandamento cristiano che onora il padre e la madre e non onora il bambino. E questo è veramente una violenza assurda. Noi preti, dice il prete di Rignano Flaminio, siamo i padroni dei bambini, noi possiamo violentare i bambini perché noi siamo Gesù in terra e voi cronisti che vi siete permessi di denunciare la situazione. Dei bambini violentati non frega niente a nessuno, sono sempre bestiame da ridurre all'obbedienza. Che problemi ci sono se ogni tanto vengono violentati? Che colpa ne hanno i genitori? Loro hanno denunciato quando hanno saputo e potuto, è vero, ma la loro colpa è enorme, quella di non aver previsto. Hanno la colpa di considerare innocuo trasformare i loro bambini in bestiame, costringerli a pregare, portarli a fare la comunione in ginocchio davanti ad un Dio assassino. Hanno la colpa di considerare la società in cui vivono con superficialità, la stessa superficialità che fa diffondere il razzismo ai media della RAI. Vi ricordate quella persona che ubriaca ha ucciso quattro persone alla guida di una macchina, le ha investite? Ebbene, quella non era una persona. Quello era un rom, più o meno come i nazisti dicevano, quello era un ebreo, no? Cioè è da massacrare, si può torturare, è un paria, e questo ha fatto la RAI. Se non ha parlato di una persona ubriaca che ha ucciso cinque persone, come tale deve andare in galera, perché ubriaca quelle cose non si fanno, ma ha criminalizzato tutto un gruppo di persone, dopodiché gli hanno incendiato il campo. E questo si chiama parlare di razzismo.
Certo, anche a me sta sulle scatole quando uno zingaro viene in casa mia, ma mi sta sulle scatole anche se mi viene un albanese, mi sta sulle scatole anche se viene un italiano a portarmi via le cose. Non per questo mi posso permettere di fare il razzista. Anche perché davanti a un zanonato che stupra bambini costringendo in ginocchio davanti a un crocefisso e esalta un criminale assassino come Antonio da Padova e che si mette a violare le leggi costruendo delle condizioni allucinanti, costruendo delle condizioni assurde per chi vive la vita notturna, beh, quello è un atto criminale, un atto di devastazione istituzionale, un atto di terrorismo bello e buono. Poi se c'è qualcuno che vuole andare da Zanonato e dirgli che gli ho dato del terrorista, benissimo, ci vediamo davanti a Calogero in qualunque momento, non ho nessunissimo problema. Siamo all'interno di una società profondamente malata, malata di odio, malata di razzismo, di bramosia di violentare il più debole finché non rivendichi i propri diritti. Siamo in una società di cattolici che truffano. Vi ricordate Tazio a proposito? L'accirio. Rubare, truffare, stuprare. È quanto viene indotto dall'educazione cristiana e dall'attività di devastazione sociale i Ratzinger in ossequio al suo dio assassino, il macellaio di Sodoma e Gomorra. È una società che sta pagando un prezzo notevole per l'asservimento al terrorista Ratzinger e la sua banda di criminali che agiscono per imporre in Italia i principi della monarchia assoluta, propri della loro religione, in contrapposizione ai principi democratici della Costituzione. Se sequestrassero Prodi e lo violentassero, verrebbero chiamati terroristi. Ma dal momento che sequestrano e violentano bambini in nome del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra, allora si evita di chiamarli terroristi, dimenticando che in questo paese la legge è uguale per tutti, meno che per le persone deboli, gli emarginati, quelli che non foraggiano i criminali dell'ordine degli avvocati e gli amici degli amici. Intanto si violentano bambini e si costruisce un ben triste futuro per la società in cui viviamo. Se avessero questo pezzo l'ho scritto prima delle notizie, adesso le notizie certe. Se avessero un qualche fondamento la notizia letta di sfuggita, secondo la quale nel paese di Rignano Flaminio sono state raccolte 600 firme a sostegno degli arrestati per i reati di violenza sui bambini, prima ancora che i magistrati siano giunti alle prime conclusioni, significa che in quel paese, al di là di chi, come e perché commette violenza sui bambini, tale violenza è vissuta come un bisogno morboso, una specie di solidarietà morbosa. Di morbosa invidia nei confronti di chi ha commesso quel reato. Un paese malato, come è malata la società italiana, una malattia indotta dall'attività terroristica educazionale cattolica, il cui scopo è impedire il futuro della società civile per poterla criminalizzare, ricattare e dominare. Ebbene, dopo questa notizia naturalmente sono arrivate anche la manifestazione di 250 persone, guarda caso capitanata dal prete che ritiene un diritto dei cattolici lo stupro di minori, e che questa società fosse effettivamente piuttosto malandata, ce lo dicono anche sulle notizie sulla situazione dell'infanzia, cioè sulla situazione dei ragazzi italiani. Stanno vivendo delle situazioni veramente assurde, quasi fossero prigionieri di una sorta di incapacità di affrontare la società civile. Io qui c'ho un articolo della Repubblica del lunedì 7 maggio e dicono: piccoli sogni e voglia di soldi subito, ecco il futuro dei ragazzi sospesi. I giovani sanno che la vita è diventata dura, così il presente prende il posto del domani. La scuola stressa, il lavoro è precario, il rifugio è nei sentimenti. Cioè in pratica non c'è più nei ragazzi neanche il minimo di capacità di vivere la vita sociale, perché c'è paura di qualunque cosa, cioè sono pronti per essere terrorizzati da dei non nulla.
E questa è la responsabilità dei genitori che sono venuti meno al loro ruolo, ruolo di genitore, non ruolo della famiglia. Colui che si è assunto la responsabilità di fare dei figli e non ha fornito ai suoi figli dei mezzi adeguati con cui affrontare la società civile. Cioè, noi siamo in una situazione veramente atroce, roba da mettersi le mani nei capelli, e questo grazie alla ferocia criminale dei cattolici, ed è una ferocia che sta devastando l'intera comunità sociale. E naturalmente le forze per venire fuori da questo, per venire fuori da questa situazione, bisogna trovarle nella società civile. Cioè è la società civile che deve imparare a rispondere a queste cose, perché il compito della magistratura non è quello di dare l'indirizzo alla società civile. Il compito della magistratura è quello di reprimere dei reati, però il reato deve essere anche abbastanza consistente per essere represso dal magistrato. Per cui l'intervento del magistrato è un intervento assolutamente marginale. Ciò che deve nascere, quando Napolitano dice per i morti sul lavoro non basta denuncia, serve l'indignazione, bene, nell'intera società civile deve nascere l'indignazione per i soprusi che la Chiesa Cattolica sta commettendo e che i politici fanno per aiutare la Chiesa Cattolica a stuprare i bambini, a distruggere la società civile. Militarizzano la società civile per annientarla. E noi adesso ci troviamo a Roma. Sabato prossimo ci sarà la manifestazione della Chiesa Cattolica contro i DICO, cioè per riaffermare il terrorismo della famiglia cristiana. Cioè praticamente tutto quel milione di persone singole che vivono da sole, che fanno famiglia, dovrebbe essere cancellate, annientate, non esistono. Cioè ci troviamo degli assurdi, ma anche vecchi. Io adesso qui non ho la data del processo che fu fatto a Jan Hus. Jan Hus fu processato, credo a Costanza, adesso vado un po' a memoria perché non ho gli scritti, perché difese le tesi di Wirklift, e fra le tesi di Wirklift c'era una tesi che diceva: è giusto che due persone anziane, un uomo e una donna, vedovi, possano risposarsi per sostenersi a vicenda. Cioè Wirklift allora sosteneva che è giusto che due persone anziane si sposino, vedove, si sposino per sostenersi a vicenda. E questo fu uno dei motivi per cui bruciarono a rogo Jan Hus, perché il matrimonio ha una sola funzione per la Chiesa Cattolica: fargli fare figli e costringerli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E infatti, se voi vedete in giro, il simbolo della Repubblica Italiana è la stella a cinque punte. La Costituzione italiana, la Repubblica Italiana, ha un solo simbolo, la stella a cinque punte con i rami di due alberi che si intrecciano. Bene, la stella a cinque punte della Repubblica Italiana stanno a significare i diritti e i doveri che la Costituzione impone ai singoli individui, alle istituzioni, a ogni associazione. Ebbene, noi vediamo che polizia, carabinieri, esercito hanno sulle mostrine la stella a cinque punte, cioè hanno il simbolo dell'onore che viene dato loro dai diritti e i doveri che la Costituzione italiana impone. Invece i bambini, anziché esporre la stella a cinque punte della Costituzione, si preferisce stuprarli, costringerli in ginocchio davanti a un criminale assassino, quel Gesù di Nazareth che ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a lui, che è un principio aberrante, avverso la Costituzione italiana, ed è un principio di terrore. Io lo so che questo tipo di sensibilità non è comune, so perfettamente che per le persone normali non riescono a vedere le cose come le vedo io e come io ve lo trasmetto, ma è come quella volta che ci fu una piccola brezza e poi arrivò la tempesta, come quella volta che ci fu l'osanna in birreria
e poi ci sono stati 40 milioni di morti. Per cui non è facile vedere la vita nella società dal punto di vista della stregoneria e dal punto di vista del paganesimo. Non è facile riuscire a cogliere le trasformazioni della società attraverso i valori, attraverso i principi, ma non valori e principi, si dice che ci siano dei valori, no, parlare di valori, il valore dell'individuo come soggetto portante della Costituzione non esiste da nessuna parte se non nelle Costituzioni occidentali. La famiglia non è un valore, la famiglia è il venir meno di libertà da parte di due persone che si mettono insieme, ma vengono meno, loro decidono di venire meno ad alcuni loro diritti per aiutarsi, per stare assieme. Per cui c'è una rinuncia da parte degli individui della loro libertà per stare assieme. Ma questo vale ogni volta che noi nella vita sociale, nella vita civile, prendiamo delle decisioni. Quando noi diciamo vado a lavorare, firmo un contratto di lavoro, quel contratto di lavoro mi implica una diminuzione della mia libertà. Ho assunto dei doveri rispetto alla persona a cui vado a lavorare. Per cui esistono delle regole che equilibrano la cosa. Sì, io vado a lavorare, ho rinunciato a una parte della mia libertà, però in compenso ho lo stipendio, ho altre cose. Ma questo deve valere in ogni atto della nostra vita. È il soggetto, il singolo individuo che decide: questo è il mio corpo, questo è la mia libertà, questa è la mia vita. Non è la vita del macellaio di Sodoma e Gomorra o del pazzo di Nazareth. Non è il corpo del pazzo di Nazareth o del macellaio di Sodoma e Gomorra. Non è la libertà del pazzo di Nazareth o del macellaio di Sodoma e Gomorra, ma la mia. E io mi metto d'accordo con le persone per stare bene assieme con loro. Io cerco un lavoro, firmo dei contratti, assumo degli impegni. Impegni che possono anche cessare di assumere quando si creano delle condizioni per cui l'impegno non è più vantaggioso. Cioè, è sempre nella vita sociale un equilibrio fra le cose, perché alla fin fine ciò che c'è di prezioso è la nostra società. Non si può dire alle persone come fare sesso, non si può dire alle persone come devono camminare, non si può dire alle persone come devono vestire. Questo è da vigliacchi. E sono attentati alla Costituzione. E sono attentati criminali, cioè il tentativo di ricostruire una società come un campo di sterminio, come un ghetto, di cui non sapremo mai dopo la fine dove ci si ferma, dove si è fermato Hitler quando è partito col partito nazista. Allo sterminio, alla soluzione finale si è fermato. E quando noi cominciamo a rinunciare a quelli che sono i nostri valori costituzionali, cominciamo a rinunciare alla libertà dell'uomo, alla donna che può disporre del proprio corpo, al bambino che è un bene prezioso per la società, che deve essergli forniti gli strumenti per affrontare la società. Ma quando noi rinunciamo a questo, cosa ci sarà nel futuro? Quali disastri stiamo preparando quando rinunciamo alla vita? Torno a ripetere, lo so che non è facile vedere le cose come le vedo. E so benissimo che le cose come le vedo poche persone possono condividerle. Ma ricordatevi che noi abbiamo solo questo spazio, dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. E abbiamo una cosa preziosa che si chiama sistema sociale nel quale viviamo e che ha delle regole. E milioni di miserabili tentano di distruggere quelle regole pensando di trarne potere, ma anche loro moriranno, e moriranno con un rantolo, come ha fatto Wojtyla. Loro distruggono la vita a milioni di persone, ma distruggono anche la loro vita. Ma se noi vogliamo avere un comportamento eroico, se noi vogliamo avere un percorso di stregoneria, allora noi dobbiamo imparare a guardarci attorno e a capire cosa sta succedendo,
perché se non riusciamo a capire ciò che sta succedendo, allora non serve nessuna magia, perché siamo vuoti, ci hanno costruito vuoti e abbiamo scelto di essere vuoti. Bene, 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno vuole chiamare. Torno a ripetere. Pronto?